Siamo qua a presentare un gradito rientro, che è Isaac Coffi e Albano Bizzarri, che è il nuovo portiere del Chievo. E niente, sono contento, direi che adesso la campagna acquisti è cessione terminata, è stata un pochino complicata, però direi che personalmente abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti. Adesso sta solo a loro dimostrare sul campo di meritare la Serie A. Grazie ai ragazzi di aver accettato di essere arrivati e tornati a Chievo. Ti ringrazio il presidente e il direttore, è perché lui ci ha ringraziato a noi, però mi sembra pure giusto da parte nostra ringraziare a loro per la fiducia e speriamo, diciamo, ritornare questa fiducia che loro hanno avuto in noi, in questo caso, no? Per me adesso è la più importante, perché ci sono un po' di anni che diciamo che c'era questa intenzione della società di contare su di me, io di arrivare, diciamo, no, per diverse questioni gli anni passati non si è concretizzato questo. Molto contento, sinceramente, di che alla fine questo si abbia chiuso, si abbia fatto. Sinceramente aspettavo un'opportunità del genere. Speriamo che le cose vanno bene per me. Diciamo che ovviamente che io non ho perso con il tempo un attimo di entusiasmo, un attimo di voglia di riprendermi. Quando ho fatto questa scelta l'ho fatto con quella intenzione. C'ho il giocatore di calcio ancora dentro e anche un po' arrabbiato, diciamo, per gli ultimi anni che mi ha toccato vivere. Per questo ancora l'entusiasmo è doppio per me. Quindi sono sinceramente molto contento. Bueno, diciamo che le decisioni di giocare o non giocare corrispondono al mister. Ovviamente che io sono venuto con l'intenzione di giocare, di mettermi in gioco, di lottare, diciamo, con i miei concorrenti, con i miei compagni, in un modo sano, professionale. Però quando uno si sposta da un posto all'altro, diciamo, nel caso mio l'ho fatto perché sinceramente voglio essere protagonista, sono venuto con quella intenzione, darò il meglio di me sicuramente, di quello sono sicuro perché ho voglia, e dopo la decisione aspetto al mister. Lo che sì posso garantire è che cercherò di mettere il meglio di me per farcela difficile, diciamo, questa decisione, no? Io per fortuna mi sono trovato con ragazzi che conoscevo, il caso di Gennaro, bueno, che ci siamo parlati tante volte anche quando negli anni passati siamo stati in contatto con il Chievo, bueno, mi sono trovato Mariano Isco, Gamberini, bueno, Isa adesso che siamo venuti insieme. Il Chievo è una società molto stabile, dove diciamo, c'è un ambiente familiare, che quello è molto importante, diciamo, per il gruppo, che si è basato sempre o si è caratterizzato sempre per la stabilità che ha avuto sempre, e per quello si è mantenuto tanti anni in Serie A, no? Tutti i ragazzi che io ho consultato prima di venire mi hanno detto tutti le stesse cose, no? Mi hanno parlato molto bene di questa stabilità che ha la società, di questo ambiente familiare che è molto, molto buono per tutti e che per me sono, diciamo, la base di formare un gruppo per affrontare un campionato difficile come della Serie A. Sì, bueno, io sono d'accordo un po' con lo che ho ascoltato ultimamente anche della dirigenza.
Il Chievo si è rafforzato molto bene, si è guadagnato tanto in qualità, sono arrivati giocatori veramente buoni, di esperienza, eppure con quelli che stavano l'anno scorso si è fatto, diciamo, una squadra molto competitiva. Per un campionato difficile come questo, io penso che siamo in grado di fare molto bene, sinceramente. Speriamo il meglio, sono convinto che ognuno di noi dà il meglio di se stesso, le soddisfazioni arrivano sicuramente. Per me molto bene significa, non arrivare, diciamo, a un punto dove tutti sappiamo che possiamo dare di più e non l'abbiamo dato. Questo significa molto bene, significa, al di là di raggiungere il primo obiettivo che c'è, che ovviamente è giocare un altro anno in Serie A, essere consapevole di che arriviamo dove arriviamo perché è il massimo nostro. Diciamo che quando uno arriva in un momento del campionato e sa che può stare molto più avanti di dove sta, è perché le cose magari non sono andate bene o non siamo stati bravi come doveva essere. Cioè, il massimo è molto bene.